non conoscete il primo Blasphemous, pentitevi, perché si tratta di un Metroidvania da non sottovalutare, con uno stile decisamente ispirato. Bene, questo sequel è ancora più cattivo e potente, nonostante permangano alcune sbavature. Seguiteci nella nostra recensione, ma prima iscrivetevi al canale per supportare il nostro lavoro. La storia di Blasphemous 2 riprende esattamente dove era terminato il DLC conclusivo del primo capitolo. Il miracolo, l'entità divina che aveva dato vita alle mostruose creature viste nel capostipite, è tornato e sembra essere pronto a dare la luce a una nuova e terrificante progenie. Intanto il protagonista, chiamato il Penitente, si risveglia nella sua tomba, riportato in vita da chissà quale forza ancestrale. Lo ritroviamo come lo avevamo lasciato, con la corona di spine e lo stesso obiettivo di sempre: impedire al miracolo e ai suoi adepti di prendere il controllo del regno. Siamo ancora nel reame di Custodia, ma in una regione inedita nota come la città del nome Benedetto. Il luogo è ispirato all'arte gotica spagnola del XII secolo, come pure alle architetture della storia recente della penisola iberica. La mappa è ricca di dettagli e segreti da scovare e vale la pena ispezionarla a fondo anche solo per il gusto di scoprire le decine di NPC, oggetti, collezionabili e quest secondarie. La nuova epopea del Penitente è un'avventura contenutisticamente corposa e con una campagna principale da circa 10 ore. Il tempo da investire per fare davvero tutto in Blasphemous 2 si aggira attorno alle 20-25 ore. Il racconto della trama è affidato alle fumose frasi pronunciate dai personaggi o ai brevi filmati animati legati a momenti cruciali della progressione. Il risultato è un intreccio criptico e dal forte valore allegorico, che diverrà più chiaro solo a chi andrà a decifrare le metafore e simbolismo che permeano l'impianto narrativo. La maggior parte delle rivelazioni, in altre parole, sarà lasciata all'interpretazione dell'utente. Il mondo di gioco è sufficientemente intrigante da sorreggere l'intera durata della campagna, grazie anche a una spiccata varietà di scenari e biomi. Gli sviluppatori hanno dipinto un setting più complesso rispetto al precedente, un'ambientazione più viva e interessante e dotata di un miglior level design. La città del nome Benedetto si presenta come un grande insieme di stanze interconnesse tramite ascensori, percorsi multilivello e le immancabili scorciatoie da sbloccare. Non mancano nemmeno gli ormai consueti falò, che qui assumono la forma di sacrari, presso cui sarà possibile ripristinare la salute del nostro guerriero e salvare la partita. In questa esperienza Metroidvania, ciascun'area può contenere una pletora di avversari differenti, strumenti chiave per aprire vie precedentemente bloccate e perfino pericolose trappole nascoste. Queste ultime erano fra i principali problemi del titolo originale perché, in molti casi, conducevano a una morte istantanea. Blasphemous 2 risolve il problema alla radice, introducendo ostacoli che non eliminano più il protagonista in un solo colpo. È una scelta che alleggerisce la navigazione e allontana inutili momenti di frustrazione. A ogni modo, questa seconda crociata contro il miracolo potrà darvi parecchio filo da torcere. Il sistema di combattimento di Blasphemous 2 è migliore rispetto a quello offerto dal primo capitolo. Stavolta il nostro alter ego ha a disposizione ben tre armi, ciascuna dotata di un moveset peculiare e di abilità specifiche da sfruttare nella lotta, nelle fasi di esplorazione e nella risoluzione di semplici enigmi ambientali. È il giocatore a selezionare lo strumento di morte con cui iniziare la campagna. Gli altri due, intanto, vengono nascosti nell'ampia mappa di gioco. La progressione, insomma, è meno lineare del previsto e ciascun guerriero ha la possibilità di lanciarsi in battaglia sin da subito con lo stile di lotta che preferisce. L'immancabile spadone è un'arma versatile, ottima per via di un notevole output di danno per la possibilità di eseguire un parry con un micidiale contrattacco annesso. Lo spadone vanta una dinamica unica legata all'impegno di una barra che, una volta caricata, permette al penitente di entrare per qualche secondo in uno stato di esaltazione, a patto di rinunciare temporaneamente alle manovre difensive. In questa fase il guerriero infligge danni raddoppiati. Passiamo quindi alla coppia di stocchi, due spade all'insegna di colpi rapidissimi e capaci di provocare ingenti danni elettrici. Le lame gemelle inoltre permettono di eseguire uno scatto fulmineo, utile per interagire con determinati artefatti a specchio, così da raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.
Chiude il cerchio il Mazza Frusto, che sacrifica qualsiasi tecnica difensiva sull'altare della forza bruta. Si tratta dell'arma più devastante dell'arsenale, ma anche della più lenta. Occorrerà un po' di pratica per sfruttarne appieno il potere. Grazie a questo massiccio martello sarà possibile far risuonare le campane sparse per la mappa al fine di sbloccare nuovi percorsi e strade segrete. I tre dispensatori di morte possono essere potenziati coi punti esperienza ottenuti sul campo di battaglia. Si spazia da nuove tecniche offensive a parametri migliorati, da abilità passive a manovre che riescono a sovvertire l'esito degli scontri. Torna anche la meccanica relativa ai rosari, i cui grani vanno equipaggiati per aggiungere ulteriori bonus alle caratteristiche del guerriero. Chiamate preghiere, le magie consentono al penitente di scatenare potenti incantesimi ad area, eccellenti per disfarsi rapidamente di gruppi di nemici. C'è anche la pala dei favori, accessibile tramite la bottega di uno scultore. Dopo aver raccolto le figure sacre nascoste nell'ambiente, è possibile equipaggiarle sulla pala posta sulla schiena del protagonista, in modo da creare delle autentiche build da adattare allo stile di lotta preferito. Si va da incrementi ai danni a una maggiore robustezza, passando per le resistenze ai colpi speciali e tanto altro. Anche il bestiario ci ha stupito in positivo. Fra avversari volanti, soldati corazzati e temibili mini boss, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Le boss fight sono presenti in gran numero e spesso vantano atmosfere eccellenti. Purtroppo però i nemici principali mettono in mostra moveset fin troppo leggibili e non rappresentano quasi mai un reale ostacolo all'avanzamento del penitente. Inoltre, a causa di una registrazione non sempre accurata delle collisioni, capita che gli avversari riescano a mettere a segno qualche colpo anche quando il giocatore si trova a distanza di sicurezza o che il protagonista possa flagellare i nemici ignorando la protezione offerta dagli ostacoli ambientali. A ciò aggiungiamo qualche incertezza sul fronte del platforming, col personaggio che non sempre riesce ad aggrapparsi correttamente alla piattaforma alla sua portata. La presentazione visiva è il reale fiore all'occhiello di Blasphemous 2. Il titolo è graziato da una splendida pixel art, complice una direzione artistica che attinge a piene mani dall'immaginario tipico della religione cattolica. Il suo è un mondo oscuro, violento e traboccante di individui dotati di un tetro fascino. Ad esempio, ci siamo imbattuti in cortei funebri, in cui a parlare non erano i parenti del defunto, ma soltanto lui. Le animazioni sono tutte di eccellente fattura, così come gli sprite del protagonista, dei comprimari e dei tanti nemici che abbiamo fronteggiato, tutti dotati di una personalità ben riconoscibile. Ottimo anche il comparto sonoro, fatto di musiche di rara solennità e impreziosito da un doppiaggio all'altezza, sia in inglese sia in spagnolo. Blasphemous 2 si presenta ai giocatori come un sensibile passo avanti sotto quasi tutti gli aspetti già apprezzati nel capitolo originale. Ci sono alcune incertezze in materia di collisioni e le boss fight non ci hanno sempre fornito la sfida che cercavamo. Di contro, la ricetta ludica stratificata e l'ottima direzione artistica riescono nell'intento di tenere incollati allo schermo per l'intera durata della campagna. Se siete alla ricerca di un titolo peculiare, la seconda crociata del penitente è un'esperienza che non dimenticherete.